Il mio progetto riguarda la riabilitazione cognitiva e il primo esordio psicotico. Questo progetto ha iniziato a prendere forma circa un anno fa, durante la mia frequentazione al Dipartimento di Salute Mentale US22. La schizofrenia è una malattia caratterizzata da numerosi sintomi invalidanti, tra cui deliri, allucinazioni, comportamento e eloquio disorganizzato. Oltre a ciò, una letteratura recente ha dimostrato che sono presenti deficit a livello cognitivo. Per deficit cognitivi si intendono deficit a carico di attenzione, memoria e funzioni esecutive. Questi deficit non sono però irrimediabili, perché attraverso training cognitivi specifici, come è stato dimostrato in altre città, tra cui in Austria, in Germania e a Vienna, si possono eseguire degli esercizi specifici per migliorare queste funzioni, sia mediante esercizi carta e matita che attraverso PC. Questi portano anche a conseguenze positive dal punto di vista della qualità della vita, del funzionamento sociale e lavorativo e la riuscita di altri tipi di interventi, come quelli più classici. Inoltre portano a riduzione dei sintomi negativi. Perché è innovativo il mio progetto? Perché affianca l'idea della schizofrenia alle idee che ci derivano dalle neuroscienze. Infatti, la schizofrenia non è solo una malattia mentale, ma anche una malattia di tipo fisico. Inoltre, si può lavorare sulla plasticità cerebrale per sfruttare le risorse in modo tale da ottenere un inserimento sociale e lavorativo. Per quanto riguarda l'aspetto economico, è importante la riduzione del numero di ricoveri che si ottiene con questo tipo di training. Si sa infatti che un ricovero in psichiatria costa circa sui 3.000 euro. Inoltre, si va a lavorare su un inserimento lavorativo. Volevo concludere con queste foto che ritraggono alcuni utenti del centro diurno che mi hanno stimolato in questo progetto e che mi hanno insegnato che cos'è la malattia mentale, che non è solo perdita, cronicità, ma è anche un mondo a cui fare riferimento e su cui lavorare, perché si deve lavorare. Grazie, ho concluso.